Bentornati nella nostra bottega. La nostra bottega che è prodiga di curiosità, di cose da raccontare, perché la nostra lingua è piena di vicoletti curiosi nei quali addentrarci per scoprire cose nuove, oppure è anche piena di problemi. Per esempio, uno dei problemi dei nostri giorni, e lo definisco problema perché spesso è... Eh, è trascurato, è maltrattato, è quasi direi vilipeso e violentato, è un modo che si chiama congiuntivo. Il congiuntivo il congiuntivo è un problema ai giorni nostri, anche perché troviamo troppo spesso dei film, dei telefilm dove i doppiatori, o meglio chi ha scritto il doppiaggio, si preoccupa di scimmiottare l'inglese dove il congiuntivo non c'è e di mettere tutto all'indicativo. Grave cosa, grave violenza fatta alla nostra lingua. Allora, per capirci qualcosa su questo congiuntivo, non ne potremo esaurire certo il discorso in una breve chiacchierata, ma cominciamo. Cominciamo di qui, poi magari è un discorso che riprenderemo. Ma facciamo una cosa. Cominciamo in musica. Cominciamo a parlare del nostro congiuntivo in musica. Vediamo. Se quel guerrierio fossi, se il mio sogno s'avverasse. Un esercito di prodi da me guida! Il grande Pavarotti in una registrazione di un po' di anni fa, nella Ida, nel personaggio di, di Radames, famosissima romanza: Se quel guerriero fossi, se il mio sogno si avverasse. Due congiuntivi in due versi uno dopo l'altro della stessa romanza, io fossi, si avverasse. Ora io dico: per capire l'importanza del congiuntivo. Immaginate un po' se Verdi avesse invece musicato una cosa di questo genere, vediamola nel cartello, se quel guerriero io fossi, se il mio sogno si avverasse, ma se Radames dovesse dire, se quel guerriero io ero, se il mio sogno si avverava, ma sentite che stonatura, questo lo dico così giusto per far capire come tante volte la lingua è anche una questione proprio di orecchio, di istinto così come dire, di sensibilità, di sensibilità. Il congiuntivo è il tipico modo che eh, fa appello alla nostra sensibilità. Quindi non se quel guerriero io ero, se il mio sogno si avverava, ma se quel guerriero io fossi e se il mio sogno si avverasse. Cerchiamo di dare una spiegazione di tutto questo, però ci arriveremo a poco a poco. E cominciamo, cominciamo dal domandarci da dove nasce il nome stesso di congiuntivo, cos'è il modo congiuntivo e perché si chiama così. Lo vediamo eh, nel prossimo cartello, è un termine che ci proviene dritto dritto dal latino. Congiuntivo in latino era detto modus. Coniunctivus o modus subiunctivus. Eh, derivazione, prossimo cartello: da coniungere che vuol dire collegare, subiungere che vuol dire far dipendere, assoggettare. Dunque, il modo congiuntivo è un modo che si collega con qualcos'altro. Il modo congiuntivo non può far parte di una frase principale. Qui andiamo un po' nei termini eh, sintattici, ma vabbè, insomma, qualcosina bisogna pur dirlo. Io vado a scuola è un modo indicativo, ma se io andassi, e la, la frase può finire lì. Ma quando io dico, se io andassi a scuola, è chiaro che non posso rimanere lì a metà. Significa che già presuppone un collegamento, coniunctivus, collegamento, con un'altra frase che eh, probabilmente dice sarei contento o sarei scontento o che so io, cioè indica una condizione. Ecco, quindi il congiuntivo è un modo che si collega con un altro modo che è contenuto nella frase principale, come abbiamo detto. Prima di scendere in eh, definizione di tipo sintattico, andiamo a curiosare su alcuni famosi congiuntivi sbagliati. Vediamolo nel prossimo cartello. Eccolo qua. Vadi, vadino invece di vada, vadano, facci, faccino, invece di faccia, facciano. Eh, sono errori che si sentono abbastanza frequentemente e dei quali eh, ne aggiungiamo ancora altri due, vediamoli. Prossimo cartello, dassi, da, che io dassi, che essi dassero, invece che dessi edessero che io stassi, che essi stassero invece che stessi e stessero. Sono, dicevo, errori che capita di sentire, ma pensate, sono errori per i quali si può anche trovare una giustificazione, anche se restano errori, chiaramente. Qual è la giustificazione? La giustificazione è questa e la vediamo nel prossimo cartello. I verbi andare, da cui va di, di prima andare, fare, dare e stare, sono terminano in are della prima coniugazione. Come fai il congiuntivo della prima coniugazione? Prendiamo amare. Che io ami, per cui quando io dico vadi o facci mi faccio confondere dal fatto che la prima coniugazione al congiuntivo fa termina in i, ami amare o il congiuntivo passato è amasse. Quindi quando io dico dasse o stasse Imito il verbo amare che è, fa pur sempre parte della prima coniugazione. Cioè non tengo conto di una cosa, che questi quattro verbi, andare, fare, dare, stare, sono delle eccezioni. Sono delle eccezioni perché nel modo congiuntivo seguono non la prima, ma la seconda coniugazione, così come vediamo nel prossimo cartello. Andare, fare, dare, stare. Nel congiuntivo seguono la seconda coniugazione. Allora prendiamo un verbo della seconda coniugazione, scrivere. Congiuntivo, che io scriva, che si scrivano, quindi è giusto vada, vadano, faccia, facciano. Congiuntivo passato, scrivesse, scrivessero, quindi è giusto che gli desse, che dessero, che stesse, che stessero. Ecco. Vabbè, insomma, è tanto per entrare un po' a curiosare nei perché anche degli errori che noi a volte commettiamo. Ma eh, visto che stiamo andando a ficcare il naso negli errori altrui, mh, badiamo a questa cosa. Anche dei grandi scrittori hanno commesso errori di questo genere. Adesso vi faccio vedere questa frase di Giacomo Leopardi tratta da una sua lettera alla sorella che dice si sta in mezzo alla moltitudine come si stasse in solitudine. È chiaro che noi lo segneremmo subito come un errore blu questa cosa, perché noi sappiamo che si deve dire si stesse. Ma che cosa significa questo errore di Leopardi? Significa che ai suoi tempi non era un errore, cioè non è che Leopardi non sapesse l'italiano, significa che questa Oscillazione tra dassi ed essi, stassi e stessi, eccetera, è un'oscillazione che è durata per secoli. Alla fine abbiamo fissato nelle forme che abbiamo visto prima, ma i tempi dei leopardi si potevano usare ancora, si usavano con una certa incertezza, entrambe le forme. Ecco perché Leopardi dice come si stasse in solitudine. E allora adesso, visto che abbiamo visto l'esempio del grande leopardi, rifacciamoci... Una, tanto per sollevare un po' lo spirito, ad un altro esempio di grande linguista. Vediamolo nel prossimo filmato. Allora, ragioniere, che fa? Batti? Ma mi dà del tu? No, no, dicevo batti lei? Ah, congiuntivo. Sì. Aspetti. Batti congiuntivo, altro, eh, altro motivo di comicità. De... Qui è Paolo Villaggio, in uno dei vari fantozzi dove va a giocare a tennis alle 6 di mattino in un campo avvolto nella nebbia, e c'è questo gioco del batti, ragioniere, batti, batti lei. Ah, batti congiuntivo. Va bene. Torniamo ai nostri congiuntivi eh, e concludiamo brevemente. Eh, con, un, eh, diciamo, la, eh, con un esempio di come il congiuntivo può essere usato da solo. Io fino a, prima avevo detto che il, il congiuntivo può sempre essere usato, ma congiunto con un'altra frase. Ma ci sono delle frasi in cui il congiuntivo può essere usato da solo. Vediamo l'ultimo cartello, cioè quello che parla del congiuntivo esortativo. È giusto per fare un esempio. Eccolo qui, congiuntivo esortativo, che nessuno si muova, congiuntivo, diano loro il buon esempio, che la cena sia pronta. Vedete, queste sono frasi finite e sono frasi nelle quali il congiuntivo può essere usato da solo, tanto per contraddire quello che si era detto prima, ma come sempre è proprio l'eccezione che conferma la regola. E allora. Nel salutarvi vi lascio alla visione dell'ultimo pezzo cinematografico dove ancora una volta c'è qualcuno che a proposito di congiuntivo esortativo ci spiega una regola in musica.